Ciao raga, come state? Di cosa parliamo in questo video? Come effettuare delle riprese semiprofessionali utilizzando un semplice smartphone e un panno, una coperta o un telo di colore blu o verde messo dietro di voi. Nello specifico ho usato una semplice coperta di colore blu, ho il mio iPhone 11 Pro Max montato su un piedistallo, in questo momento sto registrando a 60 frame per secondo in risoluzione 4K. La fotocamera dell'iPhone 11 Pro Max è un'ottima fotocamera professionale, ma potete farlo tranquillamente anche con un qualsiasi vostro cellulare che avete a disposizione. Basta avere il cellulare messo su un piedistallo di modo che la ripresa sia fissa. Una volta registrato il filmato, con il telo blu o verde dietro di voi, basterà semplicemente importare il filmato in iMovie per generare questo effetto. Tra l'altro vi lascio in descrizione un sito dal quale si possono trovare parecchi video di utilizzo gratuito anche per uso commerciale per poter andare a mettere degli sfondi animati alle vostre riprese. Come potete vedere, una volta che si crea il nuovo progetto iMovie, si va ad importare per primo lo sfondo che volete mettere, statico o video che sia. Una volta che l'avete importato, andate ad aggiungere il filmato che voi avete creato, ma andando in questa opzione, di modo che invece che inserirlo direttamente, lo andate a mettere in modalità PIP. Una volta inserito in modalità PIP, vedrete che apparirà la vostra registrazione in una piccola finestrella al lato dello schermo. Dopodiché, selezionando la vostra registrazione importata come PIP, potete tranquillamente andare a selezionare questa opzione e impostare in questa maniera, di modo che automaticamente la vostra registrazione viene messa a pieno schermo e viene fatto un riconoscimento da iMovie dello sfondo verde o blu, in base a come voi avete impostato il vostro sfondo, e automaticamente la vostra registrazione, il vostro video, verrà automaticamente impostato con lo sfondo animato o l'immagine statica che voi avrete scelto. Non serve nient'altro, nient'altro, è semplicissimo. Ovviamente poi per risultati più professionali si possono utilizzare altre tipologie di software, però questo intanto è una piccola guida flash per permettervi di cominciare a realizzare dei filmati semiprofessionali. Io personalmente non lo andrò a utilizzare sempre, lo sto sperimentando, mi ci diverto, mi piace smanettare, però intanto potete fare tutte le prove seguendo questa piccola guida che vi ho postato. Mettete un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per le notifiche. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao raga!